Ciao ragazzi e benvenuti sul canale di Mai Matematica. Oggi andiamo a vedere equazioni di primo grado con frazioni. Benvenuti. Benvenuti ragazzi in questo nuovo video. Mi raccomando, prima di partire, ti sei iscritto? Se questi contenuti sono di vostro gradimento, fatelo subito, iscrivetevi, attivate la campanella, lasciate un bel like e condividete questo video con i vostri amici. Cioè, non fatele gli schifosi che ve li tenete solamente per voi questi video, cioè, condividete, siate buoni, no? La condivisione dei pani e dei pesci, no, quella era la moltiplicazione dei pani e dei pesci, ma che sto di, vabbè, famo equazioni che è meglio. Allora, equazioni di primo grado con frazioni, come vedete ci stanno le mezze frazioni, cioè non è, ci vuole Einstein per capirlo, ci stanno le mezze frazioni. Quando ci stanno in mezzo le frazioni, anche fosse che ce n'è una sola, voi appena vedete una frazione, la prima cosa che dovete fare è minimo comune multiplo. Quindi vi faccio vedere come si fa. Fate qua una bella riga, rimettete uguale e fate una bella riga e dite tra 5, 2, 10 e 5, chi è il minimo comune multiplo totale? È 10, quindi mettiamo 10 e mettiamo 10. E adesso facciamo le operazioni, quindi facciamo 10 diviso 5 fa 2, 2 per 1 2x, meno 10 diviso 2 fa 5, per 5 25, più, vedete che qui dove c'è la x non c'è scritto niente, allora fate finta che c'è scritto fratto 1, allora 10 diviso 1 fa 10, per 1 che sta sopra 10x, non vi scordate i pezzi, eh? 10 diviso 10 fa 1, 1 per 3 3x meno 10 diviso 5 fa 2, per 2 4. Arrivati a questo punto si applica il secondo principio di equivalenza, cioè buttiamo via i denominatori facendo così. Qui c'è 10, allora mettiamo 10 per 10. In questo modo stiamo distruggendo i denominatori e abbiamo così devastato le frazioni, cioè non ci stanno più. Quindi ci riscriviamo questa prima riga, 2x meno 25 più 10x uguale 3x meno 4. Arrivati a questo punto, vediamo se ci sono un po' di conticini da fare. Quindi abbiamo 2x più 10x che fa 12x meno 25 uguale 3x meno 4. Arrivati a questo punto, applichiamo la legge del trasporto. Quindi spostiamo le x a sinistra, i termini noti a destra, cambiando di segno. Quindi qui abbiamo 12x meno 3x uguale 25 va di là e quindi diventa più 25 meno 4. Adesso procedo qui a fianco perché lo spazio è finito. Ebbene sì. Qui 12 meno 3 fa 9x uguale 25 meno 4 fa 21. Siccome io voglio la x e la voglio da sola, che cosa faccio? Divido per 9 in modo tale che 9 e 9 si semplifica, ma lo faccio anche dalla seconda parte. Vi ricordate? Questo è il secondo principio di equivalenza. 21 e 9 si possono semplificare per 3, quindi questo diventa 7 e questo diventa 3. Quindi la nostra soluzione è 7 terzi e l'equazione si dice che è determinata. Bene, adesso andiamo a vedere qualcosa di un po' più tostarello. Questo è il secondo esercizio che vediamo. X meno 4 tutto fratto 3 più 2x meno 1 tutto fratto 2 meno 1 uguale x meno x più 2 tutto fratto 3. Come vedrete, adesso le frazioni creano dei veri e propri blocchi, quindi queste frazioni si sono ingigantite. Ma noi, regà, ma che ci frega? Ma famo sempre la stessa cosa, ci stanno le frazioni? Beh, famo sto benedetto minimo comune multiplo, quindi facciamo una bella riga, mettiamo l'uguale, facciamo una bella riga, 3, 2, 3, l'MCM è 6. Benissimo. Arrivati a questo punto, adesso andiamo a fare tutti i passaggi per non sbagliare, perché qui dobbiamo stare veramente attenti. Guardate attentamente come faccio. 6 diviso 3 fa 2, allora lo scrivo subito, scrivo 2 aperta tonda e ricopio x meno 4 più e riparto. 6 diviso 2 fa 3, 3 lo scrivo subito, apro la tonda e metto 2x meno 1.
Bene. Poi abbiamo qui come se ci fosse fratto 1, quindi 6 diviso 1 fa 6, per 1 6, quindi meno 6. Qui è come se ci fosse fratto 1, 6 diviso 1 fa 6, per 1 6x, meno 6 diviso 3 fa 2, lo scrivo, aperta tonda, x più 2. Ok? Mi raccomando, fate tutti i passaggi perché qui sbagliare un attimo. Arrivati a questo punto, e cosa faccio? Devo buttare via i 6, quindi moltiplico per 6 da tutte e due le parti. Sto applicando il secondo principio di equivalenza. A questo punto, ragazzi, fatemi fare una cosa, voi ovviamente scriverete sotto. Riandiamo a ricopiare tutto quanto, dove ovviamente le frazioni non ci sono più. E queste invece sono le equazioni che sappiamo risolvere molto bene, però qua, se vedete queste equazioni, dobbiamo fare diverse moltiplicazioni e quindi mettiamoci lì e piano piano le facciamo. 2 per x, 2x, meno 2 per 4, 8, più 3 per 2, 6x, 3 per meno 1, meno 3, meno 6, uguale. Il 6x lo riscrivo, meno 2 per x fa meno 2x, meno 2 per più 2 fa meno 4. Ok, ragazzi? E niente, arrivati a questo punto andiamo a vedere se possiamo sommare qualcosina per rendere tutto più compatto. Allora, vediamo un po', questo 2x lo posso mettere con il 6x, questo 8, questo meno 8 con il meno 3 con il meno 6, qui abbiamo un 6x che va con il meno 2x. Quindi facciamo questi conti. Allora, 2x più 6x fa 8x, poi abbiamo meno 8 meno 6 fa meno 14, meno 14 meno 3 fa meno 17, uguale 6 meno 2 fa 4x meno 4. Arrivati a questo punto, che facciamo? Applichiamo la legge, quindi portiamo 4 di qua e meno 17 di là, cambiando segno, quindi 8x meno 4x uguale 17, che diventa positivo, meno 4. Quindi andiamo a fare i conti, 8x meno 4x fa 4x uguale 17 meno 4 fa 13. A questo punto io voglio solamente la x, quindi devo buttare via questo 4, faccio diviso 4, diviso 4, e quindi quello che succede è che mi rimane x uguale 13 quarti. Questa quindi è la soluzione della nostra equazione nera. La soluzione c'è, quindi l'equazione è determinata. Adesso vediamo quest'altra. Ci meno 2x, tutto fratto 2, meno 3 più x, tutto fratto 4, meno un ottavo x, uguale a 1 meno 3x meno 1, tutto fratto 4. Ah, quasi dimenticavo! Questa è per voi. Provate voi adesso a risolvere questa equazione e scrivetemi qua sotto nei commenti la vostra soluzione. Non abbiate paura di sbagliare, io sono qui apposta a fare proprio il ruolo del vostro coach matematico, quindi dai, buttatevi, provate, usate la stessa tecnica che ho utilizzato io in questo video. E se avete dubbi o domande, non esitate a scriverli qua sotto nei commenti. Allora, ragazzi, noi abbiamo finito qua e quindi ci vediamo alla prossima. Ciao belli!